Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere la mod Gateway to Eternity, una mod molto carina da giocare soprattutto in multiplayer in quanto la trovo abbastanza difficile per completare tutti gli eventi da solo. E questa mod è costituita da tre oggetti per ogni mob del quale si vuole andare a creare l'evento. L'evento è molto semplice, saranno 5 ondate di tot nemici che saranno preimpostati per ogni ondata, anche perché ogni ondata è differente, si può cominciare dalla piccola alla media fino alla grande ondata, per tutti i mob in questione. Per craftare il primo oggetto avremo bisogno solo di un enderpearl e mettere 4 pezzi a croce del materiale del mob di chi si vuole evocare. Per avere un orb ancora più grossa basterà mettere 8 pezzi con un occhio dell'end al centro. Invece se vogliamo fare l'orda enorme con il portale più grosso che c'è basterà usare al posto dell'occhio la Nether Star. Ogni portale potrà essere costruito di diversi materiali per diverse ondate di mob. Sono tutti uguali a eccezione della strega, che avrà un crafting diverso, non lineare, che ve lo faccio vedere in questa chest. Esistono diversi modi per non completare un'ondata. Il primo di questi è cioè esaurire il tempo quando si prova a effettuare l'ondata. Si avrà un tempo limite per finire l'ondata e se non lo finiremo perderemo tutti i mob di quell'ondata, senza neanche nessun drop. Un altro metodo per finire l'ondata è quello di attirare i mob abbastanza lontani dal portale da concludere l'ondata perché li sia fatti allontanare troppo, come anche ci viene scritto in chat. Questa mod racchiude veramente tanti mob e si possono fare delle epiche battaglie contro quest'ultimi, i quali saranno potenziati e buffati, e questa aggiunge proprio un pizzico in più ed è il motivo per cui la consiglio vivamente in multiplayer, perché anche essendo ben equipaggiati, cioè per quanto sia più difficile morire, è più difficile ancora uccidere tutte le ondate di mostri. Alla fine di ogni ondata avremo dei reward e alla fine della quinta ondata avremo un super reward. Tutti questi reward li potete guardare facilmente da Minecraft. Basterà puntare il mouse sull'orb del portale che vorrete evocare e questo vi dirà sia tutti i reward a esperienza e oggetti e sia tutte le ondate e la difficoltà delle ondate. Personalmente ritengo che ci voglia anche un metodo automatico per uccidere i mostri, però in survival potrete costruire questa piccola struttura che ho fatto anch'io, che posizionando l'orb dove cadono tutti i mostri, questi li spawnerà, ve li raggrupperà tutti velocemente. Ricordatevi solo di mettere la trapdoor, altrimenti qualsiasi zombie piccolo, scheletro piccolo potrà passare e potrà uccidervi. Questa mod è veramente molto semplice, contiene pochi oggetti ed è facile da usare ed è molto farmabile a mio parere, in quanto in poco tempo si è riuscito a sviluppare una struttura che raccogliesse subito tutti i mostri e me li facesse uccidere più facilmente. La vedo più complicata per creature del Nether come Ghast e Blaze, anche se secondo me ci si può organizzare da riuscire a fare una farm abbastanza efficiente. Aggiunta in un modpack penso che sia bella, una bella aggiunta in single player sicuramente è un ottimo modo per farmare le cose.
La spiegazione della mod è finita, adesso vi lascio a delle clip che ho registrato per farvi capire meglio come si sviluppa questa mod. Spero che il video vi sia piaciuto, supportate e scrivete la prossima mod da voler seguire. Ciao a tutti!